Buongiorno a tutti voi amici di Padre Pio TV, siamo insieme per questo nuovo appuntamento con Verso gli Altari per parlare di santità e oggi un occhio particolare lo avremo nei confronti della cosiddetta santità giovane, lo faremo attraverso due figure sicuramente importanti, ma come sempre vogliamo iniziare il nostro programma salutando innanzitutto Fra Ezio che quest'oggi è in collegamento Skype. Buongiorno, pace e bene, Fra Ezio, ben trovato. Buongiorno Nicola e pace e bene a voi tutti, fratelli e sorelle di Padre Pio TV. Oggi dicevamo due figure di giovani, parliamo di santità giovane, santità vicina a noi, li abbiamo definiti anche santi della porta accanto, ma come sempre iniziamo con un ambito che ci sta molto a cuore, che è quello vicino a noi, dei frati minori cappuccini, parlando della figura di Padre Matteo Dagnone. Allora, come possiamo introdurre, prima di ascoltare il nostro ospite di oggi, Fra Antonio Tartaglia? Ecco Nicola, abbiamo trattato già altre volte questa figura veramente importante, anche per il mese che stiamo vivendo, il mese mariano, la figura di Padre Matteo Dagnone, che è uno spiraglio, abbiamo sempre detto nella nostra trasmissione che è un cappuccino in avanti con i tempi, quindi io penso che sarebbe opportuno oggi, ecco, in tema completamente mariano e mariologico potremmo dire, affrontare, ecco, la figura di Maria in Padre Matteo Dagnone, lasciandoci ancora una volta aiutare da Fra Antonio Tartaglia. Essere in collegamento con noi. Fra Antonio, ci sei? Pace bene, buongiorno. Speriamo di riuscire a sentirci, a vederci. Sì, eccoci qui. Sì, finalmente riusciamo a vederci. Finalmente, pace e bene, Fra Antonio. Abbiamo fatto un po' di prove, sai, dal punto di vista tecnico, a volte la tecnologia ci tradisce, ma i nostri bravissimi registi, ecco, hanno dato la possibilità anche quest'oggi di vederti, oltre che di ascoltarti. Fra Antonio, Padre Matteo Dagnone, dicevamo, torniamo a parlare di lui, di questa figura forse più lontana rispetto alle altre che, di cui parleremo quest'oggi, ma che sentiamo molto vicina, come abbiamo detto, perché è un punto di riferimento soprattutto nell'ambito della preghiera, un cammino questo di fede che è sempre attuale. Sì, Padre Matteo, soprattutto per quanto riguarda il periodo che stiamo vivendo, siamo nel mese di maggio, quindi il mese dedicato alla Madonna, e Padre Matteo è stato uno dei grandi, diciamo, predicatori della Vergine Maria. Pensiamo anche ai suoi scritti, a tutto ciò che ha fatto e ha detto per quanto riguarda il dogma dell'Assunzione. Ma soprattutto, ecco, per quanto riguardava l'additare, l'indicare la Vergine Maria come modello di spiritualità, come modello di preghiera a tutti i cristiani, facendolo in un modo, insomma, come sempre, io ho sempre usato questo anche con Fra Ezio, tante volte l'abbiamo detto, un santo avanti, un santo moderno, perché per il suo modo di fare, di predicare o di suggerire metodi per camminare spiritualmente in maniera giusta, quindi non attraverso delle devozioncelle senza nulla togliere a niente o solamente una spiritualità sentimentalistica dove sì, scende anche una lacrima dagli occhi oppure ci riscalda in cuore in quel momento, facciamo il fuoco di paglia e poi basta. No, lui sottolineava l'importanza di avere una spiritualità che poi si tramutasse o si portasse i suoi frutti nella quotidianità, tutti i giorni. Ecco, intanto sentiamo un avviso di chiamata per quanto riguarda un collegamento Skype, però ecco, sei stato chiarissimo, ti abbiamo sentito in tutta la tua introduzione quest'oggi. Dovrebbe esserci ancora Fra Ezio se non abbiamo ulteriori problemi. Ecco, Fra Ezio, volevi aggiungere qualcosa a riguardo di quello che ha detto Fra Antonio? Beh, diciamo che Antonio è sempre chiaro, soprattutto quando la figura di Matteo Dagnone viene ben delineata anche attraverso questi passi molto importanti. Ecco, io direi, vorrei cogliere l'opportunità, ecco, Antonio, l'abbiamo sempre detto altre volte, no? Di Padre Matteo Dagnone come un frate cappuccino che è in avanti con il suo modo di pensare e di vivere. Come ha inciso, potremmo chiederti anche oggi, la figura di Maria in questo ambito?
Molto, perché lui comunque la Vergine Maria come madre di Gesù, quindi come via che ci porta a Gesù e che ci dona Gesù, questo lui l'ha sempre detto. Ricordiamo sempre il periodo storico in cui è vissuto Padre Matteo, quindi tutto ciò che lui faceva, oltre ad essere una predicazione per insegnare, andava sempre a sottolineare e a contrastare, tra virgolette, quelle che erano un po' le eresie del tempo. E soprattutto lui ci mostrava l'immagine umana, prettamente umana della Vergine Maria, ma per quale motivo? Per esaltare la gloria di Dio. Dice, vedete, la Vergine Maria era una persona umana di carne e ossa come tutti noi, e qual è stato il suo punto di forza? Il suo sì, il suo voler collaborare incondizionatamente con Dio e la sua disponibilità a Dio. Questo le ha permesso di incarnare il Signore, di essere via per il Signore, di donarcelo a tutti noi. E una cosa bella che faceva Padre Matteo, suggerire soprattutto una virtù dell'umiltà di Maria, cioè l'umiltà è l'humus, essere terra, quindi la disponibilità a lasciarsi coltivare e a lasciar germogliare tutto. E una cosa bella che leggevo che faceva nelle sue omelie non era solamente quella di spiegare, anche in maniera ridondante, sappiamo che il periodo, insomma, che poi sfocia nel barocco, nel periodo barocco, padre Matteo. Quindi, questa forma molto ampollosa anche di parlare, anche molto ridondante. Ma una cosa bella che faceva era di coinvolgere gli uditori fedeli, proprio nel fare un'esperienza come un viaggio quando parlava della Vergine Maria, quindi portarli per le vie di Nazareth, portarli nella casa di Nazareth, dire che cosa vedete, che cosa gustate, che profumi sentite, riuscite a vedere, ecco, nell'Annunciazione l'angelo, riuscite a vedere la Vergine Maria. Può sembrare una cosa molto da favoletta, può sembrare una cosa molto così, un gioco di pensiero. Però quello, Padre Matteo, questo esercizio lo faceva per rendere molto più vicini i fedeli a quel momento, a quella realtà, perché voleva che tutti potessero vedere, gustare appieno, e conoscere appieno la Vergine Maria come modello e come via. Ecco, intanto mentre cerchiamo di recuperare anche il collegamento con Fra Ezio, Fra Antonio, volevo chiederti questo. Un aspetto della figura della spiritualità di Padre Matteo Dagnone che non abbiamo ancora sottolineato è quella dell'attualità del suo messaggio attraverso un ambito particolare che è quello degli esorcisti, la preghiera per la lotta contro il male, un tema che potremmo definire anche in questo caso comunque attuale, non un qualcosa di legato all'antichità, al Medioevo e ad una fede ormai passata. Sì, non il male, come presenta il bene, presenta il male. Non ci aspettiamo di vedere il male secondo, come lo vediamo, ecco, in quelle statue dove vediamo San Michele con il maligno sotto, con le corna, con la coda, con... No, 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 no. Il male si insinua e insidia ciascuno di noi in mille modi. In mille modi, e Padre Matteo lo ha combattuto in mille modi. Noi non abbiamo documentazioni che ci dicono Padre Matteo come esorcista, ma se noi vediamo tutta la sua vita come insegnante, come predicatore, come confessore, come frate vicino al popolo, che ha fatto di tutto per stare vicino al popolo, un umile ministro, ecco, come sempre lo definito, della misericordia di Dio, non ha fatto altro che accendere la luce lì dove arrivavano o c'erano presenti le tenebre del buio. E questo non è altro che togliere il buio e far arrivare la luce di Cristo, non è altro che un'opera di, ecco, riconciliazione, un'opera di purificazione dagli spiriti maligni. Anche il cattivo pensare, anche il cattivo parlare, oltre a quello che può essere, ecco, una forma di possessione, che ne sono pochissime, almeno a quello come dicono gli esorcisti, rare sono le forme reali di possessione, molti sono disturbati, ma anche quando ciascuno di noi prende vie poco belle, ciascuno di noi inizia a pensare in maniera contorta o secondo schemi che vanno contro
la morale, contro la logica comune, oppure ecco, si fa vincere dall'orgoglio, dall'ira, dalla superbia. Queste sono tutte cose brutte, non sono cose che vengono da Dio, sono cose che vengono dal maligno e che piano piano, piano piano possono farci prendere cattive strade, possono far prendere una cattiva piega alla nostra vita. Diceva proprio questo. Veniva a dissipare le tenebre dell'errore in tutti gli ambiti. C'è l'ignoranza, portiamo l'intelligenza. C'è la falsità, portiamo la verità. Manca la razionalità, portiamo la razionalità. Manca la luce di Dio e la grazia di Dio, portiamole attraverso la confessione, attraverso la misericordia. Ecco perché ciascuno di noi deve, ecco, vedere Padre Matteo anche in questo senso. Fra Ezio, ci sei? Hai sentito quello che ha detto Fra Antonio? No, non c'è, abbiamo ancora qualche problema. Va bene, recuperiamo con Fra Ezio più tardi. Intanto ringraziamo Fra Antonio Tartaglia per averci dato la possibilità anche questa settimana di parlare di Padre Matteo. Fra Antonio, davvero grazie di cuore e speriamo di Grazie a voi ritrovarti di presto. cuore. Bene, noi ci Buona fermiamo. giornata e buon mese di maggio. Grazie anche a te Fra Antonio. Noi ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo insieme per parlare di Sandra Sabattini. Torniamo dunque insieme in questa parte del nostro programma riservata, come dicevamo all'inizio, a figure di santità giovani, santi della porta accanto, ragazzi con gli occhi puntati verso il cielo. È il primo. La prima figura di cui ci occupiamo quest'oggi è quella di Sandra Sabattini. Vediamo una scheda introduttiva. Sandra Sabattini nasce il 19 agosto 1961 a Riccione. La sua famiglia, profondamente cristiana, vive a Misano Adriatico. All'età di 4 anni, la famiglia si trasferisce a Rimini per andare ad abitare nella canonica della parrocchia di San Girolamo, dove è parroco lo zio, Don Giuseppe Bonini, fratello della madre. Questa circostanza permise alla piccola Sandra di partecipare assiduamente alla preghiera, coltivando un legame personale con il Signore. Aveva sempre con sé una coroncina del rosario. La nonna racconta che la sera trovava la nipotina addormentata nel letto con la corona tra le mani. Sandra va bene a scuola, ama dipingere, impara a suonare il pianoforte e corre come velocista in una squadra di atletica leggera. A 12 anni un incontro fondamentale, quello con Don Oreste Benzi e la comunità Papa Giovanni XXIII. Qui Sandra realizza la sua vocazione cristiana e profondamente unita al Signore, si prodiga per trasmettere l'amore divino ai poveri, agli abbandonati e ai tossicodipendenti. Durante il liceo segue i poveri a domicilio e sensibilizza tutta la comunità parrocchiale ai bisogni delle persone disabili. Quando i poveri bussavano alla porta di casa, non si accontentava dell'offerta lasciata dalla famiglia, ma correva dietro loro e cercava di aggiungere sempre qualcosa dai suoi risparmi. Dopo la maturità scientifica si chiede: partire subito per l'Africa o iscriversi a medicina? Dopo un discernimento con il suo direttore spirituale e la conferma di Don Benzi, si iscrive nel 1980 alla facoltà di medicina all'Università di Bologna. Si divide tra studio, famiglia, lavoro e condivisione con i poveri. Nonostante la grande mole di lavoro, non trascura mai gli studi. Ad ogni esame riporta ottimi voti. Nel febbraio del 1978 conosce Guido, con cui si fidanza l'anno successivo, quando Sandra compie 18 anni. Guido, più grande di 2 anni, è attratto dalla sua profondità, dalla sua simpatia e dalla sua volontà di fare riferimento a Dio per ogni scelta. Insieme frequentano il gruppo giovanile della comunità di Don Benzi. Sandra vive il suo essere fidanzata come una realizzazione del piano di Dio che non compromette la sua dedizione al Signore e al prossimo. Sono le 9 del mattino del 29 aprile 1984, è l'ottava di Pasqua. Sandra sta andando ad un incontro della comunità Papa Giovanni XXIII. Con lei ci sono Guido ed Elio. Appena scesi dall'auto, Sandra ed Elio vengono investiti da un'auto. Rimane in coma per 3 giorni e il 2 maggio lascia questa terra. Aveva 22 anni. Il 5 maggio si tenne il funerale. Nell'omelia, Don Oreste disse: «Sandra ha compiuto ciò per cui Dio l'aveva mandata. Il mondo non è diviso in buoni e cattivi, ma in chi ama e chi non ama. E Sandra, noi lo sappiamo, ha amato molto».
Quattro giorni prima dell'incidente, Sandra aveva raccontato alla madre di aver visto in sogno il suo funerale e la sua tomba piena di fiori. Fra Ezio, abbiamo ritrovato questa figura della santa fidanzata, come è stata definita, una figura di ragazza davvero vicina a noi. È bello poter approfondire ulteriormente quest'oggi Sandra, in un momento in cui possiamo sicuramente parlare del ruolo dei giovani nella società, anche dal punto di vista della testimonianza della fede, è vero? Canto di cui ci ha parlato tanto Papa Francesco. Ecco, io vedo già il nostro ospite in collegamento, sì, Geppi. Sì. Geppi Santomato, che è un'amica di Sandra Sabattini e che ha collaborato con lei nella comunità Papa Giovanni XXIII, soprattutto nell'ambito delle comunità terapeutiche, è vero? Sì, buongiorno a tutti, sì, grazie. Sì, ho avuto questa meravigliosa possibilità di conoscere Sandra, di vivere con lei alcuni momenti di condivisione con i ragazzi all'interno della comunità Papa Giovanni. E mi ha lasciato il segno Sandra. Pensate che ancora adesso viene considerata operatrice all'interno delle comunità terapeutiche, perché attraverso le sue meditazioni, le sue frasi, i giovani che stanno facendo adesso, in questo momento, quindi a distanza di quasi 40 anni dalla sua nascita al cielo, ancora attraverso lei riescono a incontrare il proprio intimo e a relazionarsi con Dio. Sicuramente oggi abbiamo una possibilità di approfondimento un po' più, come dire, variegata, non ampia, perché lo spazio purtroppo a nostra disposizione è sempre ridotto, ma se abbiamo la possibilità, subito dopo Geppi potremo ascoltare anche Maria Grazia, che ha conosciuto anche lei Sandra da ragazzina. Ma Fra Ezio, volevi chiedere qualcosa a Geppi per ritornare sulla figura di Sandra? Ecco, sì, mi veniva un pochettino in mente una domanda bella ma nello stesso tempo anche provocatoria, no? E quanto ha influito il cuore giovane di Don Oreste Benzi su questa giovane donna? Ah, totalmente, perché lei era... che appunto nella sua famiglia, come avete già raccontato, aveva già preparato questa relazione continua proprio con il Signore, ma l'incontro con Don Oreste le ha permesso di dare una concretezza proprio per riconoscere Cristo nella presenza delle persone con difficoltà, delle persone con disagio sia fisico che materiale, ma anche emotivo, ecco, affettivo. E quindi questa cosa le ha permesso proprio di spendersi per questa condivisione che la affascinava tanto, perché non è un'assistenza, non è possibile considerare l'assistenza, perché c'è una vita piena e soprattutto anche un impegno sociale, perché le situazioni problematiche delle persone vengano affrontate, portate avanti e risolte. Ecco, quindi Sandra con questo impegno sociale era proprio fortemente incarnata nella realtà della sua giovane entusiasmo. Vita, sì. Nel suo diario, ecco, aggiungerei anche, hai fatto bene a sottolinearlo, no? Che la carità, quindi l'amore, non è assistenzialismo, ma è amore, un totalmente donarsi all'altro. Hai fatto bene a sottolinearlo, perché è un aspetto molto importante, soprattutto per questa nostra scuola di santità, che è la scuola verso l'amore, ecco. Sì, una cosa che noi stiamo notando è che noi amiche di Sandra, insomma testimoni della sua amicizia, è che quando andiamo in giro a farla conoscere, dove ci chiamano, così, le persone la sentono vicina, la sentono concreta, i giovani la sentono proprio al loro fianco, compagna di viaggio delle loro inquietudini, perché proprio lei affidava alle pagine del diario tutta la sua quotidianità, le scelte da fare, dove chiedeva proprio con delle parole molto naturali, molto normali, ecco, quindi niente di esagerato, e proprio: Gesù, stai al mio fianco, fammi capire cosa vuoi da me, fammi capire cosa devo fare, la scelta di vita, la scelta della scuola. E tra
tra una parola e l'altra scrive, a un certo punto scrive: Signore, vorrei attraversare tutto il mondo per portare a tutti, per far conoscere, per farti conoscere a tutti. E il fatto che sia che la sua vita si sia fermata a 22 anni potrebbe sembrare un fallimento. In realtà Sandra sta viaggiando, sta raggiungendo tantissimi cuori, tantissime persone. E ci chiamano da tutto il mondo proprio perché è una figura molto molto concreta, molto presente, sembra una di noi, ecco. E quindi se ce l'ha fatta lei è una buona speranza che la santità è alla portata di tutti, basta sceglierlo. Ecco, lei la differenza l'ha fatta in questa scelta, una scelta concreta, una scelta ostinata, quotidiana. Non andava a letto se prima non faceva il suo tempo di preghiera. E tutto, affidava tutto al Signore, ed è bellissimo vedere come si riesce a parlare di Sandra anche ai più piccoli, perché non è mai troppo presto per parlare di santità con, anche con i bambini, ecco. E per questo abbiamo la comunità ha preparato anche un cartone animato sulla spiritualità di Sandra, che è molto carino. E invece per i più grandi, e poi c'è anche un libro per bambini, un libro illustrato, sempre dove si può dare questa, affidare proprio anche ai piccoli uno stile di vita che ha la portata di mano, e una vita di santità chiaramente. Invece per i più giovani è stato preparato, anzi è proprio in distribuzione in questo tempo, un docufilm dove si può mettere proprio Sandra a contatto con i giovani di oggi. E quindi questa è una cosa molto molto bella, come tutto riesca ancora a diventare un'occasione per farla conoscere e stare al suo fianco. E ricordiamo anche la possibilità ulteriore di approfondimento che possiamo avere della vita e dell'esperienza di Sandra Sabattini attraverso il sito internet a lei dedicato, www.sandrasabattini.org. Ora, Fra Ezio, abbiamo ancora un minuto prima di fermarci, poi magari proviamo a contattare anche Maria Grazia per un breve saluto riguardante appunto la figura di Sandra. Una futura santa, speriamo attualmente beata, dedicata al mondo giovanile, ma non solo. Il suo messaggio è universale, la scelta di vita che passa attraverso il filtro della fede è un tema che è sicuramente caro e dovrebbe essere caro a tutti noi, almeno credenti. E certo, sì. Diciamo che quella che stiamo trattando, Nicola, questa scuola d'amore, ci dà l'opportunità di poter capire come, potremmo usare un'espressione tipicamente francescana, no? Come l'amore ci si adatta in base ai tempi e ai luoghi. Quindi faceva bene Geppi a sottolineare, no? Che è una santa che è in mezzo a noi, no? Che è tra di noi, quindi una santità che si addice a tutti e che tutti possiamo ricercare. Questo secondo, in questo caso, un aspetto tipicamente personalizzato, personale, perché la santità, come lo diceva appunto il nostro Carlo Acutis, è originale, non è una fotocopia. Quindi questo dice anche la creatività, il colore che ha la santità, alla quale ciascuno di noi è chiamato. Noi ringraziamo allora Geppi per la sua testimonianza, Geppi Santomato, che speriamo di ritrovare quanto prima per ulteriori approfondimenti su Sandra. Grazie, grazie Nicola, un saluto tra Ezio e a tutti, grazie, gli ascoltatori. Allora noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo ancora insieme per la seconda e ultima parte del nostro programma. Bene, torniamo insieme ed abbiamo in collegamento un'altra amica di Sandra Sabattini. Si tratta di Maria Grazia Giorgini, che anche lei ha avuto un'esperienza forte accanto a Sandra nell'ambito della comunità Papa Giovanni XXIII. Intanto la salutiamo, benvenuta tra noi Maria Grazia. Buongiorno. Ecco, non so abbiamo... se mi sentite. Sì, la sentiamo poco, infatti. Ci tenevamo comunque ad ascoltarla per un saluto relativo appunto a Sandra. Oggi purtroppo ha poca voce, noi le auguriamo, sì, di guarire quanto prima, ma intanto grazie, ecco, grazie. Un suo pensiero su Sandra velocemente. Sono molto contenta che questa trasmissione possa far conoscere Sandra.
perché noi abbiamo, io ho avuto la fortuna di conoscerla di persona, no? Tante persone l'hanno conosciuta, però e ci siamo appassionati a lei, però penso che possa tante persone possono diventare amiche e amici di Sandra, perché il messaggio di Sandra, la vita di Sandra può essere un esempio, può essere una luce per tante persone che magari sono in difficoltà, certo. Come sta succedendo adesso, perché ci chiedono tante preghiere, ci chiedono un aiuto, tante persone si rivolgono a lei. E speriamo che il Signore, insomma, ci accompagni, e speriamo che Sandra ci accompagni in questo cammino, in questa vita. Noi, voglio salutare tutti e ringraziarvi. Noi ringraziamo lei per aver comunque voluto testimoniare la sua vicinanza, la sua presenza, la presenza di Sandra anche quest'oggi, soprattutto nell'ambito dell'aiuto verso i giovani con disabilità, un altro aspetto trattato sì. nella sua esperienza. Grazie davvero di cuore e buon lavoro. Speriamo di sentirci presto per parlare in maniera più approfondita di Sandra. Benissimo. Buona benissimo, giornata. Grazie. Fraezio, noi adesso invece trattiamo un altro giovane, una ragazza e un ragazzo, un altro giovane della porta accanto, un'altra figura di santità straordinaria che ritroviamo e che vogliamo approfondire grazie alla postulatrice dottoressa Francesca Consolini, che tra poco saluteremo e che vogliamo introdurre questa figura attraverso una scheda biografica. Parliamo di Matteo Farina. Matteo Farina nasce ad Avellino il 19 settembre 1990, ma vive tutta la sua vita a Brindisi. Cresciuto nella parrocchia dei Frati Minori Cappuccini, è attratto dalla spiritualità di San Francesco e dalla devozione a San Pio da Pietrelcina. Dotato di un'intelligenza molto viva e di una profonda fede, a 9 anni già possedeva una conoscenza profonda del Vangelo. Nel 2000 ricevette la prima comunione. E da quel momento sviluppa un rapporto profondo con il Signore, che alimentava attraverso la partecipazione al sacramento dell'Eucaristia, con le visite al Santissimo Sacramento, la devozione al Sacro Cuore, con la pratica dei primi venerdì del mese e la recita del Santo Rosario. Dopo un'estate serena, nel settembre del 2003, inizia a soffrire di lancinanti mal di testa e problemi alla vista. Sottoposto a varie visite specialistiche, gli fu diagnosticato un tumore cerebrale. Accolse la sofferenza come una vera e propria missione e si impegnò nel discernere il progetto di Dio mediante la preghiera, il catechismo e la lettura del Vangelo. Si distinse anche per gesti di carità di notevole spessore, soprattutto verso le persone sofferenti. Malgrado le condizioni fisiche precarie, si affidò al Signore e continuò con decisione il percorso scolastico, iscrivendosi nel 2004 all'Istituto Tecnico Industriale. La situazione clinica non migliorò e le condizioni della sua vista divennero sempre più critiche. Nel gennaio del 2005, ad Hannover, subì il primo intervento di craniotomia. Nonostante ciò, continuò il discernimento circa la volontà di Dio nei suoi confronti e la missione evangelizzatrice presso i compagni. Nell'ottobre del 2007 si fidanza con una giovane, con la quale condivide un percorso caratterizzato da condivisione e purezza. Nell'ottobre del 2008 si manifestarono i sintomi di una recidiva. Ricevette l'unzione degli infermi. Dal 2008 al 2009 ad Hannover subì 3 interventi al cervello. Rientrato a Brindisi, gravemente paralizzato, si spense lentamente con il conforto dell'Eucaristia. Morì a Brindisi il 24 aprile 2009. Ed abbiamo con noi la postulatrice, dottoressa Francesca Consolini, che ritroviamo per la figura di Matteo Farina. Buongiorno, bentrovata dottoressa. Bentrovati a voi e grazie dell'invito. Abbiamo la possibilità quest'oggi di soffermarci ancora una volta su Matteo Farina e su ciò che caratterizza la sua esperienza di vita, segnata profondamente dalla malattia, dalla sofferenza, ma molto legata al messaggio di San Francesco e abbiamo visto anche a Padre Pio. Ecco, cosa caratterizza questa figura?
Ma è un giovane del nostro tempo, perché come avete evidenziato molto bene in questa bella scheda biografica che avete proposto, nasce, cresce, vive in un tempo a noi contemporaneo, quindi ha vissuto tutto quello che un giovane di oggi può vivere, no? Le contraddizioni, le tensioni, e soltanto che c'è modo e modo di vivere queste cose. Io direi che la santità di Matteo o il suo cammino e anche il messaggio che possiamo, che può lasciare ai giovani del nostro tempo è la sua positività. Perché Matteo era un giovane di oggi, immerso nella vita che noi ogni giorno affrontiamo, che ha vissuto come noi in un tempo appesantito da problematiche e contraddizioni, ma anche ricco di opportunità. Matteo non ha rifiutato nulla del mondo in cui ha vissuto, non lo ha criticato, non lo ha rinnegato, non lo ha rigettato, ma ne ha assorbito la positività. Ha fatto suo il buono di ogni cosa. Suo è la bella, ha vissuto la positività della famiglia, pur con le difficoltà che ogni famiglia può incontrare, con le difficoltà economiche, con le diversità dei caratteri. Ma ha assorbito il bello di questo, ha apprezzato la gioia di avere tanti amici, perché ne aveva tantissimi, e di divertirsi con loro, senza però mai cadere nella banalità e senza frastornarsi nel cosiddetto sballo, ma gustando e comunicando agli altri la bellezza di stare insieme, di ridere, di suonare, di cantare e di cementare legami veri destinati a durare. Ha assorbito la positività dello studio che apre la mente e quindi di progettare il suo domani, la professione del futuro, che lui avrebbe voluto impegnarsi in progetti di ricerca verso il bene comune, per migliorare il creato, la casa comune, come ci dice tante volte il Papa, e si è sentito parte di una comunità senza confini. Ha assorbito la positività dell'amore con questa ragazza, gustando la felicità di progettare con lei il futuro di una famiglia, senza la fretta di bruciare i tempi, ma nella gioia di crescere insieme e di maturare. Ha amato anche la Chiesa e si è sentito parte della Chiesa, pur riconoscendone a volte i limiti, ma senza soffermarsi né polemizzare sui lati negativi che essa, anche la Chiesa, essendo fatta di uomini, talvolta presenta. Ha amato la preghiera, il colloquio tu per tu con Gesù, l'amore verso la Madonna. Cioè, diciamo, persino nella malattia lui ha visto positività. Infatti non si è ripiegato su se stesso, non ha pianto sui suoi progetti andati in fumo, sui limiti che di volta in volta si è trovato ad affrontare. Perché ricordiamo che, per esempio, dopo l'ultimo intervento era tornato da Hannover in Germania con un paresi e quindi era in carrozzina, non poteva neanche più suonare, che era la La sua passione della passione, sua certo. vita. Però non ha vissuto tutto questo come un ripiegamento, ma come un'opportunità. L'opportunità di vivere più vicino a Gesù e considerando la malattia parte di quel progetto che Dio aveva tracciato proprio per lui. Anche se lui diceva in questo progetto, spesse volte si cammina nella nebbia, e nel suo caso, quando la nebbia si diradava, l'orizzonte forse materiale era più ristretto, l'orizzonte temporale, perché la malattia continuava a progredire, però si allargava un altro tipo di orizzonte, quello vero. Ha scelto di essere una persona vera e unica, perché Dio diceva non crea in serie. E ci sono delle pagine molto belle in cui lui, sui 15 anni, manifesta tutta la sua ribellione al fatto che i giovani vivano come una massa. Si vestono tutti uguali, parlano tutti uguali, fanno tutte le stesse cose, mangiano anche le stesse cose tra un po'. E invece lui diceva che questo era un atteggiamento scontato e di comodo, mentre invece bisognava essere unici, sviluppare quell'unico che Dio ha pensato per ciascuno di noi quando ci ha donato il dono della vita e ci ha posto in questo mondo. Quindi lui ha sempre scelto con responsabilità la positività di tutto quello che aveva intorno, senza criticare nulla, senza rinnegare nulla, ma valorizzando tutto il positivo. E
E credo che questo sia stato anche il messaggio che i suoi compagni contemporanei a lui, amici, compagni di scuola, abbiano percepito. Cioè era un positivo, era un uomo, un giovane sereno che trasmetteva la positività che è poi il Vangelo, cioè la semplicità della vita, quella semplicità che lui aveva imparato grazie appunto all'insegnamento che aveva ricevuto in famiglia, che aveva ricevuto in parrocchia, perché crescendo in una parrocchia francescana, che cosa aveva assimilato? La semplicità, la gioia di vivere, la bellezza di essere immersi nella vita, nel creato, il senso della riconoscenza. E poi la grande scuola di Padre Pio, trasmessa dal suo direttore spirituale, Padre Antonino, che era quella di abbandonarsi sempre con fiducia in Dio, di guardare sempre al bene, di guardare sempre al positivo. D'altra parte, lui che cosa pensava della sua vita? Pensava, cito le parole sue, come sarebbe bella una vita piena come quella di San Francesco. Vivere come Gesù ci ha insegnato e chiesto, così che l'amore ci faccia guardare con occhi diversi ogni cosa. Quindi è il messaggio più bello, certo. Dottoressa, grazie, grazie di cuore. Il tempo è davvero volato, ma avremo l'opportunità sicuramente di tornare anche su Matteo per parlare di questa bella esperienza. Fra Ezio, per chiudere, ecco, velocemente una sintesi di quello che abbiamo ascoltato. Dottoressa, grazie. Grazie. Io lascerei soltanto una parola, che è quella che ha ripetuto la dottoressa ora e poi Geppi prima. L'unicità, l'originalità, dice la santità. Basta così. Basta così. Allora, Fra Ezio, noi ti ritroviamo sabato prossimo per continuare su queste belle riflessioni. E il nostro saluto, quello che diamo davvero con il cuore ai nostri amici telespettatori, non può che essere di pace e bene. Pace e bene a tutti. A sabato prossimo.